Ameria Radio presenta La mattina all'opera, buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane. La mattina all'opera, buongiorno con Grace Bembury, che nasce a St. Louis il 4 gennaio del 1937. Nasce in una famiglia profondamente modesta e riesce a diplomarsi alla Charles Summer High School, che era la prima high school possibilmente aperta per le persone di colore a ovest del Mississippi. E incomincia quindi il suo cammino. Dobbiamo ricordare appunto che siamo comunque negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, la sua inizialmente difficile affermazione proprio per questioni, per così dire, razziali. È interessante comunque dirlo perché la carriera di queste artiste di colore, a cominciare da Leontine Price, che per certi versi fu quella che ebbe il coraggio di voler debuttare non in Aida, perché lei disse avevo il colore giusto, ma in altri ruoli, a cominciare per esempio da Butterfly al Metropolitan, che era, se vogliamo, a livello fisico il ruolo più lontano che si possa immaginare per una cantante di colore. Ma evidentemente queste cantanti come la Leontine Price, Grace Bembury e la Martina Arroyo furono le tre grandissime artiste che riuscirono nella generazione precedente a quella della Verrett a dare veramente un senso di emancipazione totale della vocalità. Infatti cosa accadde? La giovanissima Grace Bembury a 17 anni vince un concorso radiofonico cantando proprio l'aria di Eboli o Don Fatale. Resta evidente che il ruolo della principessa di Eboli sarà uno dei fondamentali pilastri del repertorio della grandissima artista, soprattutto per il fatto che evidentemente si attaglia perfettamente all'organizzazione vocale di questa artista, che, come sarà per certi versi poi anche il cammino della già citata Shirley Verrett, è legato appunto a un soprano acuto o a un mezzo soprano corto, o meglio ancora all'edizione della vocalità del soprano Falcon, di cui poi parleremo. La questione è molto grave perché, pur vincendo, evidentemente il conservatorio non può accettare la sua candidatura, che era il premio legato appunto a questa vittoria, perché il conservatorio non accetta studenti di colore. La giuria, profondamente imbarazzata, la invitano a studiare alla Boston University. Da qui passa poi alla Northwestern University, dove incontra un personaggio che sarà fondamentale nella sua formazione e che per certi versi, come più e più volte lei stessa riconoscerà, formerà non solo la sua vocalità e il suo repertorio, ma per certi versi anche il carattere indomito e determinato dell'artista. Alla Northwestern University, infatti, incontrerà il celeberrimo soprano drammatico wagneriano Lotte Lehmann, di cui non solo divenne allieva alla Music Academy of West di Santa Barbara, ma divenne lei stessa molto più che una maestra, ma un personaggio assolutamente di riferimento. Nel 58, insieme appunto a Martina Arroyo, che avevamo già citato, viene in subito scoperta, segnalata in delle audizioni del Metropolitan Opera, e più tardi, proprio in sede concertistica, con un concerto proposto proprio dal Metropolitan, debutta a Parigi.
Il debutto all'opera avviene sempre a Parigi nel ruolo di Amneris, addirittura nell'Opéra Garnier, nel Palazzo dell'Opéra, e nel 1960 entra a far parte del Teatro di Basilea. La notorietà però arriva nel 61, a soli 24 anni, quando venne scelta proprio dal direttore artistico Wilhelm Wagner, nipote di Wagner, per il ruolo di Venere nel Tannhäuser. E evidentemente è la prima cantante di colore a presentare in un ruolo di altissimo livello, come appunto quella della Venere nel Tannhäuser, nel Festival di Bayreuth, cogliendo un successo straordinario proprio per la pasta meravigliosa della voce. E su questo è uno dei caratteri fondamentali. Grace Bambury ha e vanta una morbidezza e un colore di qualità altissima. E questo colore morbido, suadente, di spiccata sensualità e il calore morbido di una voce appunto che trova nel settore medio acuto del mezzo soprano e centrale del soprano la sua carta di elezione, trovando una qualità avvolgente veramente straordinaria. Il pubblico tedesco evidentemente non può che rimanere da una parte scandalizzato e dall'altra invece ottengono, proprio per la qualità vocale, una celebrità enorme, perché evidentemente la restituzione di Venere è altissima a livello interpretativo. Questo tipo di contrasto tra l'arricciare del naso di pubblico più tradizionale tedesco da una parte e dall'altra il favore straordinario che invece viene dato alla sua interpretazione, tanto dal trattato pubblico quanto dalla stampa, la rende per certi versi una specie di caso vocale che diventa quindi per l'artista stessa una grandissima pubblicità. Pubblicità meritatissima perché poi evidentemente diventa poi un artista di assoluto livello. Debutta infatti alla Royal Opera House del Covent Garden nel 63, alla Scala di Milano, debuttando proprio nel ruolo di Eboli, che diventerà uno dei suoi ruoli appunto cardine. Nel 64 incomincia un cammino di ruoli, diciamo a metà strada tra il soprano e il mezzosoprano, con la Lady Macbeth alla Staatsoper di Vienna, ancora con Karajan a Salisburgo, Sarah Carmen a fianco di Vickers, tra l'altro incisione di altissimo livello, da cui poi venne tratto anche un video opera molto 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 noto e di grande qualità, e ancora poi altri ruoli, quali quello di Dalila, e evidentemente nella parte di Berlioz dei Troiani, proprio sempre questi ruoli, per così dire, Falcon, quella di Cassandra e di Didone, ancora l'Erodiade di Massenet, e poi un alternarsi in ruoli mezzosopranili, oppure addirittura da contralto, perché troviamo per esempio accanto ad Azucena l'Ulrica del Ballo in Maschera, la Laura Adorno, che è un soprano corto fondamentalmente della Gioconda, l'Orfeo di Gluck, la Poppea di Monteverdi. La questione fondamentale è poi che nella seconda parte della sua carriera, proprio come era accaduto e accadrà per certi versi alla già citata Verret, i ruoli incominciano a identificarsi e a spostarsi quasi esclusivamente verso una categoria di soprani. Nel 71 debutta infatti come Tosca insieme a James Levine al Metropolitan, ancora Salome di Strauss al Covent Garden, Genufa in italiano alla Scala con la grande Magda Olivero ed ancora l'Africana di Meyerbeer con Domingo nel ruolo di Vasco da Gama nel 78 e poi tutte le nuove pagine appunto e i nuovi ruoli da soprano. Norma nel 77 nella Festival della Valle d'Itria, Medea, Abigaille, Gioconda, Santuzza, La Chimène del Cid, questa volta Elisabetta nel Tannhäuser, Elvira dell'Ernani, la Leonora del Trovatore della Forza, Aida e Turandot.
La qualità vocale diventa veramente altissima, anche perché mantiene per tutti gli anni 70 questa nuova modalità espressiva e vocale. Quello che ci viene appunto caratterizzato nella sua voce è quello di avere, ed è una caratteristica non spesso ravvisabile nelle cantanti di colore, di una propensione anche per il canto di agilità. Le due pagine che infatti andremo a ascoltare, la canzone del velo e lo Don Fatale, rendono appieno la duplice caratteristica dell'artista. Così Angelo Sguerzi nelle Stirpi Canore. Grace Bembury è un'altra di quelle serie di cantanti di colore che nella Anderson, nella Davy, nella Price, prima ed ora nell'Arroyo, nella Verrett e nella Grist, ha i suoi nomi più prestigiosi e ovunque noti. Le presentazioni generiche potrebbero far apparire trattarsi di un mezzo soprano specifico, senza altre possibilità. Invece la Bembry interpretò nella sua già brillante carriera numerosi ruoli di soprano, se si bada alla sua colorazione vocale e ai rapporti fra registro e registro. Pare lecito concludere che essa è soprano o mezzo soprano insieme. Fenomeno sempre più frequente negli ultimi 20 anni. I miei ricordi, in verità, recenti, corrono alla Carmen Salisburghese, all'incoronazione di Poppea, alla cavalleria scaligera e a quelli alle Lady Macbeth che, sempre a Salisburgo, a fianco di Fischer Dieskau, impressionò per l'estensione e lo scatto interpretativo. Ora ha interpretato anche da protagonista la Norma, in modo, è stato detto, esemplare. Come si vede, l'arco stilistico è impressionante, da Monteverdi a Mascagni. La cantante però include nel suo repertorio e non di sfuggita anche Wagner. Infatti, uscita dalla Musica Academy of West, allieva prediletta di Lotte Lehmann, l'indimenticabile interprete wagneriana, la Bembry, dopo aver cantato a Basilea a Parigi, qui come Amneris nella Aida, fu chiamata subito a Bayreuth da Wilhelm Wagner e Wolfgang Sawallisch per la parte di Venere nel Tannhäuser. La sua vocalità, se è scura nel registro grave, non ha tuttavia la colorazione di una Anderson né la carnosa polpa di una Price e si affida più che alla potenza e all'ampiezza dei suoni ad uno squillo che, via via che la voce scende, prende sempre più il colore e l'inflessione del soprano. Così il suo stile, di natura composto e vigoroso, come dimostrò in Monteverdi, non lascia intoccata la corda dell'intensità, se non aggressiva come a volte accade alla Price, certamente vibrante se non a drammaticità. I due aspetti le si mostrano entrambi congeniali e persuasivi. Così, sia in Gluck che in Gounod, sia in Bizet che in Saint-Saëns, abbiamo potuto ammirare, accanto alla perfetta stilizzazione, anche l'eleganza e la contenuta emozione di un accento modernissimo nelle sue chiare intenzioni canore, come anche nei vibranti esiti espressivi. Non per nulla, quindi, è una delle cantanti preferite da von Karajan. Sguerzi, per certi versi, c'entra a pieno la caratteristica vocale dell'artista, che ritrova appunto questa sua propensione per lo scatto verso l'acuto che diventa sempre autorevole. Noi, proprio scegliendo come punto focale la celeberrima edizione di Sciolti del Don Carlo, che appunto vede lei protagonista come Eboli, l'edizione quella della decade del 66 con i complessi della Royal Opera House, Covent Garden di Londra, ritroviamo veramente tante qualità. Innanzitutto abbiamo, e lo dimostra l'esecuzione della canzone del velo, una propensione per il canto d'agilità notevolissimo. Essere sempre un po' il tallone d'Achille delle voci delle artiste di colore, che infatti vantano una meraviglia, un tesoro vocale in morbidezza e in velluto, ma proprio per la ricchezza vocale straordinariamente densa, risulta essere più complessa nella gestione delle agilità. La parte quindi legata alla lunga cadenza dell'edizione del velo, anche grazie al piglio deciso di Sciolti e a un ottimo sostegno orchestrale del coro dei complessi del Covent Garden, l'artista non solo riesce a superare con bella brillantezza, ma riesce anche a dare esattamente quel senso frivolo e leggero che ha in sé la canzone del velo.
Il timbro poi così scuro e carnoso, che comunque acquisisce e gestisce nella sua natura da soprano corto falcone il ruolo di eboli, e quindi le si attaglia perfettamente come un guanto, riesce a rendere anche la sensualità sottile del canto, che evidentemente dà un elemento di spessore al ruolo di Eboli, che sappiamo essere per certi versi il motore sensuale della vicenda, a fronte appunto dell'algida compostezza di Elisabetta e dell'erraticità emotiva di Don Carlo. Che lo Don Fatale sia uno dei grandi capolavori della Bunbury è per certi versi quasi pleonastico da dire. Perfetto è per la caratteristica della sua struttura vocale, come abbiamo detto, la pastosità della voce diventa di per sé già veicolo interpretativo, sapendo appunto trovare malinconia, disperazione, sensualità, perversione caduta, tutti sublimati in un'ottima qualità interpretativa. Infatti, altra caratteristica che la rende per certi versi un unicum, o almeno che si distacca dalla primissima generazione delle cantanti di colore, è la dizione. Dizione infatti precisissima, puntuale, di autentica scuola italiana o tedesca, evidentemente perché ha questa importante militanza anche il repertorio tedesco, ma soprattutto il fatto di riuscire a rendere a pieno il carattere del personaggio e a sbalzarlo con facilità enorme. In questo noi non riconosciamo quanto sia mezzo, quanto sia soprano, e sinceramente è un discorso che lascia anche molta poca prospettiva di interpretazione, ma la cosa determinante è la qualità interpretativa che pervade in questa pagina, in cui si può veramente apprezzare una voce splendida. Quindi nel Giardin del Bello, Saracino Stello, Canzone del Velo e poi O Don Fatale, due grandi pagine dell'edizione storica del Don Carlo con coro e orchestra della Royal Opera House Covent Garden di Londra, sotto la direzione di Sir George Scholti. L'edizione è quella della decade del 1966. Grazie Grace Bambury per quello che hai dato con la tua vocalità, con la tua determinazione, con il fatto di voler riconoscere in te le qualità di grandissima artista. Veramente grazie di tutto questo. E al nostro pubblico, queste due grandi pagine di Don Carlo, un buonissimo ascolto e un'ottima giornata. Oh,
Ameria Radio ha presentato La mattina all'opera. Buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane.